Ciao a tutti, dunque oggi voglio parlarvi di come si viene a creare una fascite plantare. Rispondere a questa domanda non è così semplice, risalire alla causa non è così facile per due aspetti fondamentali. Il primo perché il corpo non è un sistema lineare, quindi non risponde alla logica causa-effetto. E secondariamente perché il piede tutta la vita fondamentalmente è vittima del nostro atteggiamento posturale. Viene da sé capire che difficilmente la causa la troveremo a livello del piede. Ecco che una lombalgia, una cervicalgia, un menisco lesionato, una distorsione di caviglia non curata mesi fa, oppure una cicatrice a livello addominale, come può essere per esempio una cicatrice di un cesareo, una malposizione della lingua tra le due arcate, una disfunzione viscerale, tutti questi aspetti possono portare a sovraccaricare più un piede rispetto a un altro, andando potenzialmente a stressare la volta plantare, la fascia plantare, creando così poi una fascite. In fase acuta, anche calzature poco idonee non aiutano a risolvere il problema, ma anzi lo cronicizzano. Quindi tutte quelle calzature senza tacco, come possono essere il décolleté, la ballerina, il mocassino, oppure addirittura camminare scalzi in casa o utilizzare tutte quelle calzature che non avvolgono, non fasciano, non sostengono bene il piede, come possono essere quelle scarpe senza stringhe oppure senza chiusura in velcro, bene, tutte queste calzature vanno a cronicizzare il problema. Per cui il mio consiglio è quello di non andare a ricercare la causa a livello del sintomo, di non accanirsi a trattare solo ed esclusivamente il piede, ma di andare a indagare altri distretti corporei, andare a ricercare quali distretti sono più densi, quali sono poco integrati con il resto di tutto il corpo. Bene, nel prossimo video vi parlerò di come si può trattare una fascite plantare. Se avete qualsiasi domanda da fare, scrivetemelo qui sotto. Ciao a tutti!